Il nostro ambulatorio di epatologia del CEMAD segue circa 100 pazienti con malattie epatiche a settimana. Questi sono pazienti che possono avere anche delle malattie tumorali, perché noi ci occupiamo anche della gestione dei tumori primitivi del fegato, in particolare dell'epatocarcinoma. Il nostro centro di epatologia è un centro dotato anche di una struttura di day hospital nella quale possono essere eseguite delle procedure che servono per caratterizzare meglio la malattia del fegato, per studiare l'ipertensione portale nei pazienti con cirrosi epatica, per eseguire delle biopsie e quindi indagare meglio le cause della malattia del fegato, oppure anche per confermare la diagnosi di lesioni tumorali che insorgono appunto a livello epatico. Noi siamo dotati anche di un centro infusionale che ci consente di poter somministrare delle terapie antitumorali all'avanguardia. Ormai queste sono terapie che si basano su combinazioni di farmaci che vengono periodicamente somministrate ai pazienti, e in particolare combinazioni di immunoterapici che tentano appunto di stimolare il sistema immune contro le cellule tumorali. Il nostro centro è al servizio dei pazienti anche tramite il nostro sito del CEMAD. È possibile appunto anche arrivare al nostro centro per pazienti che sono esterni appunto alla struttura e che vogliono appunto una valutazione, soprattutto diciamo non solo per le patologie appunto epatiche, ma anche per le patologie tumorali mediante il nostro Cancer Center. Ci occupiamo anche per quanto riguarda la ricerca, di studiare le relazioni tra l'epatopatia e l'asse intestino-fegato, soprattutto per quanto riguarda le modifiche del microbiota intestinale, quanto questo possa contribuire nella patogenesi e nell'evoluzione della malattia. Il nostro è anche un centro dotato della capacità di poter utilizzare il trapianto di microbiota fecale per alcune applicazioni nell'ambito dell'epatopatia, ed in particolare per il trattamento dell'encefalopatia epatica resistente alla terapia standard. Quindi diciamo abbiamo la possibilità di avere non solo questa terapia a disposizione per i pazienti insieme appunto allo standard of care. Infine, come appunto centro universitario e centro d'avanguardia, abbiamo a disposizione diversi trial per il trattamento delle malattie epatiche, prima tra tutti appunto le malattie oncologiche, e abbiamo anche a disposizione dei trattamenti sperimentali che consentono quindi di poter come dire, fare qualcosa in più rispetto alle terapie standard per i nostri pazienti.